È stato rilasciato un nuovissimo gioco Supercell, Mo.co. Oggi 11 ottobre è stato annunciato il gioco e molti content creator possono già andarlo a provare. È un gioco strategico dove insieme a delle persone online o con i tuoi amici puoi combattere contro mostri e varie creature. È un gioco davvero davvero fantastico e oggi vi mostrerò come andarlo a scaricare. Ma prima di iniziare mi raccomando un bel like, iscrizione e campanellina e partiamo subitissimo. Eccoci qua nel Twitter ufficiale di Mo.com. Piccola premessa, io quando ho visto questo gioco non mi sembrava un gioco Supercell. Inizialmente pensavo fosse una collaborazione tipo tra Supercell e Space Ape, e invece no, è fatto totalmente da Supercell. Pensavo non fosse di Supercell perché era troppo diverso da come li fanno loro solitamente, e quindi sono rimasto tipo per 5 minuti così a non capire niente. Comunque parliamo subito di come si fa a scaricare e di cosa si tratta. Eccoci nel loro X, nessuno se lo aspettava, cioè non doveva uscire niente oggi, non ci sono stati leak, trapelazioni né niente, quindi sono contentissimo, sono riuscito a far rilasciare una beta all'improvviso, grandi, come è successo in passato con Everdale. Comunque ci basterà andare in questo sito mo.go, vi lascio il link in descrizione, per arrivare in una schermata bellissima. Un'altra premessa, io questo gioco ho visto dei gameplay da altri creator, io sfortunatamente non posso giocarlo ancora, però la beta, adesso lo andiamo a vedere, verrà rilasciata verso fine ottobre. Però questo gioco mi sembra bellissimo, cioè i personaggi sono bellissimi, li possiamo personalizzare un sacco di cose mistiche, pure il gameplay di gioco è fantastico. Mo.go, un nome davvero strano per un gioco Supercell, ci sono i punti, troppo breve, stranissimo come nome. Comunque qua abbiamo vari perk, varie cose riguardo al gioco, ma a noi non interessa questo. C'è ovviamente un video che adesso magari andiamo pure a vedere, un piccolo video introduttivo che già molti di voi sicuramente avranno visto, su quel video, cioè ci rendiamo conto della bellezza di questo gioco. No, è fantastico, è letteralmente fantastico, bellissimo. È la prima lobby animata, cioè un po' come Squad Busters, però in questo caso tu ti muovi in tutti i sensi. Scendiamo un attimino, conosci il team, questi qua ci sono i vari team, il ragazzo tecnologico, Luna, Jax e varie altre cose, ma a noi interessa quest'ultima parte di registrazione. Registrati adesso. Come funziona? Ascoltatemi qua, riuscirete a scaricare il gioco. La beta sarà disponibile solamente per l'America e solo per alcune persone che hanno Android, quindi è molto ristretta, e ovviamente per tutti noi content creator a partire da fine ottobre. Però voi potete lo stesso provare a registrarvi e a ottenere questa beta chiusa e provare ad entrare. Io vi dico, tentar non nuoce, potreste essere scelti come è successo in passato con Squad Busters. Alcuni erano italiani e facendo una preregistrazione sono riusciti comunque a provare la beta. Vi spiego come fare. Mettete un'email, in questo caso scegliete la vostra email, tipo una cosa del genere, l'email in questo modo, e selezionate il device, il vostro dispositivo, Android o iOS. Io metterò iOS, già l'ho fatta. Fate accetta ed è fatto, raga, vi registrate, registrati, e vi arriverà questa notifica che abbiamo fatto tutto quanto, cioè avete letteralmente finito. Mi vado a iscrivere pure su YouTube, direi pure su Insta, eccoci qua, perfettissimo. E quindi eccolo qua, vi siete registrati, avete il gioco in sé per sé. Io spero che questo video davvero breve vi sia piaciuto, mi raccomando un bel like, iscrizione e campanellina. Oggi usciranno due video perché sono brevi e le news di Supercell stanno esplodendo. Parleremo di Clash Royale e Clash of Clans su PC. Guardate i video che sono appena apparsi qua accanto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.